Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano, il format dedicato alla pallamano che va in scena a Chieti all'interno del Centro Tecnico Federale, quindi in modo particolare con la squadra federale Campus Italia, ma non soltanto, parliamo naturalmente di pallamano abruzzese, lo faremo insieme ai nostri ospiti. Io saluto qui al mio fianco in studio Alessandro Lubinati, portiere del Campus Italia. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. In collegamento da Teramo invece do il benvenuto e saluto con grande piacere la tecnico della nuova Handball Teramo, Serafino Labbrecciosa. Ciao mister. Ciao, buonasera a voi, grazie. L'apertura è dedicata necessariamente ad un fatto legato alla pallamano di casa nostra, ma non solo, è una bella storia di solidarietà, quella che sta andando in scena in qualche modo all'interno del Centro Tecnico Federale, nella casa della pallamano, dove sono arrivati tre ragazzi sedicenni dalla Ucraina, sono fuggiti e sono stati accolti da un paese nelle vicinanze di Kiev, sono arrivati proprio nel Centro Tecnico Federale, si stanno allenando. Catarina, una ragazza di 16 anni con la pallamano Chieti, i due ragazzi invece con il Campus Italia. Noi siamo andati ad incontrare, siamo andati ad ascoltare anche il team manager Silvano Seca della squadra federale Campus Italia per appunto raccontarvi questa storia da vicino. Vediamo. Caterina, Michita e Oleg assieme all'allenatrice Anastasia Zemliana sono arrivati a Chieti domenica scorsa. I ragazzi, tutti giocatori di pallamano, hanno 16 anni, sono fuggiti da Vyshgorod, città dell'Ucraina situata a circa 20 km più a nord della capitale Kiev. Un viaggio il loro lungo 2300 km per fuggire dagli orrori della guerra e giungere fino alla casa della pallamano, il centro tecnico federale della città abruzzese. L'Abruzzo per la verità lo conoscevano già, avevano partecipato alla Interamnia World Cup a Teramo. Lì Eugeni Nikolajevic, padre di Anastasia e allenatore molto noto in Ucraina, aveva conosciuto Fabrizio Quaranta, il rappresentante federale della Conferenza delle Regioni. Da lì il primo contatto e la richiesta di aiuto, poi un viaggio lunghissimo, infinito, in pullman fino a Trieste, prima di arrivare in Abruzzo. Ospitati tra l'hotel Iacona e il Campus X, sempre a Chieti, Caterina, Michita e Oleg hanno ripreso ad allenarsi nella casa della pallamano. I ragazzi con il Campus Italia, la ragazza con le coetanee della pallamano Chieti. Tutti e tre sognano un futuro da giocatore di pallamano e sperano in un domani, il più vicino possibile, in cui ritrovare il sorriso. Siamo molto contenti che il nostro movimento, il movimento da pallamano italiano, abbia aperto le porte a non solo qui al centro federale, ma abbiamo saputo di altre realtà sul territorio italiano e questo ci fa onore. Sono ragazzi che hanno voglia di serenità, voglia di ridere, anche se lo fanno con gravi difficoltà. Li abbiamo integrati nel gruppo del centro federale, quindi hanno subito imparato nel loro linguaggio universale, che è quello dei giovani, ed è una cosa molto positiva. Alessandro Lubinati, che sta vivendo questa situazione anche un pochino più da vicino, perché i due ragazzi si sono allenati già con voi, insomma, porte aperte nella casa della pallamano anche per loro. Assolutamente, ci fa davvero piacere avere altri due ragazzi per fare allenamento, sono due bravissime persone, molto timide, parliamo l'inglese con loro, quindi alleniamo anche la lingua, e la ragazza non l'abbiamo ancora conosciuta perché si allena con il Chieti, però abbiamo avuto modo di conoscere i due ragazzi e sono veramente due bravissime persone. Serafino Labbrecciosa, abbiamo visto in questi giorni anche una storia che ci arriva invece dal nord Italia, perché poi la rete di solidarietà in qualche modo non ha confini, no? E da Leno con Volodymyr Finonenko, l'arbitro 31enne che è marito tra l'altro di Valeria Krillova, che è una giocatrice del Leno, squadra che si trova nella provincia di Brescia, il campionato di Serie 1. Insomma, la pallamano italiana in questo momento comunque sta in qualche modo aprendo le porte, no? Come dicevo, poi il fatto che questo avvenga all'interno del Centro Tecnico Federale, quindi nella casa della pallamano, è ancora più simbolico, ecco, se vogliamo. Sì, sicuramente è una gran bella cosa, sicuramente è un momento molto particolare per questi ragazzi, ma per tutti, ma loro hanno la possibilità adesso di vivere questa situazione con la squadra del Campus Italia, e quindi si ritrovano con i loro coetanei, e quindi sicuramente questo li potrà aiutare un pochino a non a dimenticare, ma ad alleviare un pochino quello che è sicuramente il momento difficile e di dolore che provano. Quindi è sicuramente una cosa molto importante. Un'opportunità, peraltro, quella di arrivare qui in Italia, nata attraverso
la città che ti coinvolge, perché questi ragazzi avevano partecipato all'Interamnia World Cup, che come sappiamo tradizionalmente si svolge a Teramo nel mese di luglio, e dunque attraverso poi la conoscenza comune con Fabrizio Quaranta, attuale rappresentante della conferenza delle regioni della FIGH, c'è stata l'opportunità di creare questo tramite, dunque di accogliere proprio all'interno della Casa della Pallamano questi ragazzi così giovani, ragazzi appunto sedicenni. Casa della Pallamano che nel frattempo è lo scenario delle partite casalinghe del Campus Italia, sono arrivate due vittorie consecutive, l'ultima in ordine temporale proprio contro la formazione del Prato. All'orizzonte c'è una sorta di derby, anche se i ragazzi del Campus Italia arrivano un po' da tutta Italia, e Alessandro peraltro arriva proprio dalla provincia di Trento, dunque molto molto lontano rispetto a Chieti, ma c'è appunto questa sfida di stampo quasi regionale, se vogliamo, contro il Teramo. Vediamo il servizio. Da qui alla fine vogliamo vincerle tutte. La frase è di Marco Zanon, mancino del Campus Italia, che sabato scorso nella vittoria contro Prato è tornato in campo dopo 7 mesi di convalescenza per l'infortunio al ginocchio subito nel precampionato. Sua la frase, ma il pensiero, quello di volerle vincere tutte, è condiviso con tutta la squadra. Sì, perché la formazione federale che si allena ogni giorno nella Casa della Pallamano, proprio tra le mura del suo centro tecnico, sta ricostruendo corpo e spirito. Il tour de force di inizio anno aveva intaccato lo stato fisico dei giovanissimi allenati da Riccardo Trillini. Tanti infortuni, qualche partita così così. Poi sono arrivate le vittorie, nettissime entrambe a spese di Chiaravalle e Prato, fra mercoledì e sabato scorso. Lì si è rivisto il Campus Italia nella sua versione migliore. Corsa, ritmo elevatissimo, belle giocate. Gol e minuti importanti per chi alla Campus lavora ogni giorno per crescere. 7 reti per l'ala Jacopo Cioni, 2 per il capitano Tommaso Medicina, 4 per Federico De Rubo nella sfida contro i toscani. E il meglio deve ancora arrivare, visto che l'infermeria era ancora discretamente piena. A proposito, tra i rientri dovrebbe esserci quello di Alessandro Battaglia, anche lui costretto nelle ultime uscite a dare forfè. Sabato trasferta geograficamente vicina, dietro l'angolo, si batte Teramo in casa della stessa Lions che sabato scorso ha vinto il derby contro Pescara di Misura 23-21, compiendo un passo gigante verso la conquista della terza o della quarta piazza. Non ci sarà la sfida in famiglia tra i fratelli Alessandro e Tommaso De Angelis. Il primo centrale dei teramani è out per un infortunio al polso, poco male. Sarà ugualmente partita vera e opportunità ghiotta per misurarsi contro un'avversaria comunque in salute e tra le più forti del girone. Alla Pala San Nicolò l'appuntamento è fissato per sabato pomeriggio con inizio alle 18. Serafino Labreciosa, tu sei un profondo conoscitore di pallamano, hai vinto e conosci molto bene la pallamano femminile, ma insomma sono sicuro che tu abbia seguito con particolare attenzione anche le vicende del Campus Italia e la nascita di questo progetto. Qual è la tua idea, la tua opinione su questa opportunità che stanno avendo questi ragazzi? Ma guarda, io credo che per questi ragazzi sia un'opportunità che arriva dopo tanto tempo di progetti. C'è stato un periodo in cui è nata con la femminile e sicuramente da quel lavoro sono venuti fuori tanti risultati. Adesso è stato fatto nella maschile, fanno un campionato che è adatto a loro per farli crescere, perché sono tutti molto giovani, stanno sotto la guida sicuramente di uno staff tecnico di primo valore, Riccardo, Maione e più tutti quelli che li seguono. È sicuramente un progetto che può dare dei risultati. L'importante è che riusciamo come sport a dargli un po' di continuità, perché delle volte abbiamo delle grosse idee però poi ci fermiamo troppo presto. Ecco, questo è un progetto che non deve vivere 2 anni, ma deve avere, secondo me, un po' di anni in più per poter dare i risultati giusti. Sicuramente il fatto di avere anche una casa, probabilmente in questa continuità che dicevi tu, sono d'accordo, è un fattore fondamentale, è un elemento importante, no? Il fatto poi di avere comunque anche un centro tecnico federale, quindi di poter disporre di una struttura H24, una struttura che, lo ricordiamo, la federazione gestirà per il prossimo decennio, fino al 2030. Ma sicuramente questo è qualcosa che riesce a far lavorare meglio un po', a parte i ragazzi, ma anche tutte le altre nazionali, perché c'è la possibilità magari di poter avere più spazio per poter fare delle cose. È un investimento grande quello che ha fatto la federazione, è un investimento importante,
però torno a ripetere, è importante per crescere. Io credo ormai di avere la vecchiaia giusta per poter dire delle cose, perché ormai alleno dal 2002, quindi sono tanti gli anni e tante cose le ho viste. Ho iniziato con la maschile, poi con le donne, quindi ho vissuto tutte e due le situazioni. Ecco, io credo che questo è un momento che ma si vede anche da quello che sta facendo la nazionale maggiore, anche la nazionale giovanile. Questo è un momento che dobbiamo cavalcare tutti quanti, dobbiamo cercare di spingere il più possibile, perché abbiamo tanto terreno da recuperare, però con progetti in questo modo, con la volontà di fare e con tanti ragazzi giovani. Io li ho visti giocare, insomma, ecco, sono cresciuti molto, si vede anche dall'inizio del campionato. L'importante, torno a ripetere, è che tutto questo però abbia una continuità nel tempo, perché solo in quel modo sicuramente possiamo raggiungere i risultati giusti. Alessandro Lubinati, sono arrivate due vittorie consecutive importanti, diciamo che ci volevano, perché l'inizio di anno tra l'MHC, il campionato mediterraneo, con tante partite, poi avete dovuto recuperare un po' di gare, tanti infortuni, siete arrivati un pochino col fiato corto, quindi ci volevano queste due vittorie. Esattamente, sicuramente ci danno morale, perché sono due vittorie importanti, cercate, e siamo quelli che siamo perché abbiamo molti infortuni purtroppo. E stiamo piano piano riprendendo tutti, da Zanon a Medicina, e come ha detto Marco, cercheremo di vincerle tutte fino alla fine del campionato. Ascoltiamolo proprio Marco Zanon, perché siamo andati a raccogliere con Gianni Lombardi le impressioni dopo la vittoria nella gara contro Prato. Prato fanalino di coda, è stata una gara non solo vinta ma vinta con un larghissimo margine dal Campus Italia, che ha dato anche la possibilità a Riccardo Trillini e a Pasquale Maione, che in particolare ha seguito la squadra dalla panchina, di far ruotare maggiormente i ragazzi a disposizione, di dare minutaggio a tutti, ed è rientrato proprio dopo 7 mesi Marco Zanon nella posizione di terzino destro. Ascoltiamo. Sì, siamo abbastanza soddisfatti, servivano due vittorie questa settimana e due vittorie abbiamo ottenuto. Soddisfatto di questa partita perché siamo riusciti a provare cose nuove, che abbiamo allenato poco in settimana, ma sono abbastanza riuscite, i ragazzi erano concentrati fino all'ultimo minuto, una vittoria con molto margine che ci ha permesso anche di provare qualcosina in più che vorremmo fare in futuro. Una delle note più liete è sicuramente il ritorno in campo di Zanon, anzi più che ritorno, l'ingresso in campo di Zanon nella prima partita ufficiale. Quanto è mancato un terzino di quella fisicità lì, soprattutto un mancino? Guarda, quanto è mancato non te lo so dire, perché lui è fuori dalla prima di campionato, quindi onestamente non so ancora il peso specifico che ha in questa squadra. Chiaramente lui è un mancino in cui tutti noi riponiamo molta fiducia, ma per ora lui non deve sentire il peso di questo, deve solo sbloccarsi mentalmente da un infortunio serio che ha avuto ai crociati. Oggi tornato come da programma, 15 giorni rispetto alla tabella prevista, lui sta bene, era emozionato, ha giocato tranquillo, gli è mancato il gol, arriverà, ma sicuramente in futuro ci dovrà dare una grossa mano, perché lui nel set ideale è il terzino titolare. Speriamo che recuperi al 100% e lo aspettiamo. Dai, dopo 6 mesi è una grande emozione tornare in campo, infatti mi tremavo un po' le gambe all'inizio. Poi il gol non è arrivato, però si spera nelle prossime partite quando tornerò. Comunque un'emozione davvero grande tornare in campo. Cosa ti aspetti da queste ultime partite? Beh, da queste ultime partite spero che le vincere, voglio vincere sicuramente, come tutta la squadra lo vuole, arrivare a posizionarci più in alto nella classifica possibile. E poi, cioè, sono questi i pronostici, possiamo. Va bene, grazie. Grazie a voi. Abbiamo visto anche la parte finale dell'intervista, abbiamo scelto di lasciare questa coda simpatica perché, insomma, era giusto dare il bentornato a Marco, no? Perché lui non ha mai giocato col Campus Italia, si è infortunato nel precampionato. Assolutamente, è stato veramente sfortunato, si è infortunato alla prima amichevole che abbiamo fatto contro Pescara, appunto, e non l'ha mai vissuta come l'abbiamo vissuta noi proprio in campo. È sempre stato, non dico in disparte, però non ha mai vissuto le emozioni di fare una partita, di svolgere gli allenamenti intensi durante la settimana. Adesso sta riprendendo, ha iniziato a allenarsi, ha iniziato ad avere anche qualche minuto in partita, però
bisogna andare cauti perché abbiamo l'europeo da affrontare e deve essere nelle migliori condizioni possibili. Esattamente, tutto naturalmente focalizzato sui campionati europei che questi ragazzi giocheranno nel corso della prossima estate. Si giocherà ad agosto a Podgorica in Montenegro e lì sarà fondamentale cercare di evitare la retrocessione nella seconda divisione europea. È un obiettivo possibile naturalmente, i ragazzi del Campus Italia sono qui a Chieti anche e soprattutto per questo. Intanto, e pregherei il nostro Andrea Di Fabio in regia di aiutarmi con la clip, in questa settimana parliamo di pallamano internazionale, sono stati nominati i migliori giocatori del mondo, è stato un totale dominio danese, hanno vinto due portieri peraltro, e lo dico per Alessandro Lubinati che è un portiere, Niklas Landin della Danimarca, portiere del Kiel, e Sandra Toft, stiamo vedendo anche alcune immagini, alcune delle loro parate. E intanto chiedo a Serafino Labbricciosa se su Sandra Toft è d'accordo, perché mentre Landin è il portiere campione del mondo, Toft non ha vinto il mondiale, però ha chiuso il mondiale parando col 43%, e quando un portiere chiude un mondiale parando col 43%, insomma, non è una roba da poco. Beh, diciamo che merita il premio che ha avuto, sicuramente è una grandissima giocatrice di un livello altissimo. E poi insomma per me portiere, quando un riconoscimento del genere lo prende un portiere, insomma mi fa anche più piacere. Ti tocca il cuore, ti tocca il cuore. Ma poi sono due, no? Ecco, a questo punto ne approfitto per chiederti, nella pallamano di oggi quanto conta il ruolo del portiere? Beh, io credo che nella pallamano di sempre, che è sempre stato un ruolo. È vero quello che si dice, che è il 50% della squadra, no? Sì, anche se prima era un pochino diverso, diciamo prima quando parlavo io tanti anni fa eri più solo, non c'era tutta la collaborazione che adesso c'è con le difese, non c'era tutta la possibilità di poter studiare e sapere dove tira quell'altro giocatore, era quello che ricordavi, quello che sapevi perché l'avevi visto, perché lo conoscevi. Adesso ci sono tantissime altre possibilità, quindi era un pochino, sotto quel punto di vista era un pochino più difficile come ruolo. Adesso invece devi essere atleticamente un pochino più forte, un pochino più potente, poi è anche molto più importante, perché adesso il portiere, oltre a quello che riesce a fare nel parare, poi ha un'importanza grandissima per poter far ripartire la squadra, o rimessa veloce, contropiede. Prima era un pochino diverso il gioco, quindi si limitava un pochino più al parare, a lanciare qualche contropiede. È sicuramente diverso, però l'importanza credo che rimanga sulla stessa percentuale. Io credo che un portiere bravo riesca a dare il 40% a una squadra, poi in questo momento riesce a dare anche di più, perché poi torno a ripetere, adesso con le rimesse veloci, con più seconda fase, più contropiedi, diventa ancora più importante. Io nelle ultime partite mi sono deliziato a vedere due o tre contropiedi di Monica Proust lanciati a Giada Babbo sulla linea dei 6 metri. Monica pesca Giada sulla linea dei 6 metri e Giada Babbo in elevazione riesce a fare la virgola. Insomma, ecco, però pescare una giocatrice sulla linea dei 6 metri. Il gol lo diamo a Babbo solo sul tabellino, perché poi ecco, Prunster fa gran parte del lavoro in quel caso, no? Sì, perciò dico, insomma, ecco, quindi, ma questo come tanti altri, quindi ecco, torno a ripetere, prima il portiere era importante, adesso secondo me in questo momento lo è ancora di più. Io ho la fortuna di avere due ragazze molto brave, tra cui una di Brunico, quindi vicina al ragazzo che hai tu in studio. Lei per esempio adesso mi parla sempre di tutte le giocatrici che sta guardando, dove tirano, dove non tirano, e io la invidio un po' per l'età, e la invidio un po' perché c'è la possibilità per chi vuole di fare veramente bene, di prepararsi veramente
bene, già da solo, al di là di quello che poi ti può dare un allenatore. Alessandro, confermi che fa parte del ruolo del portiere moderno, del portiere di oggi? Tu sei giovanissimo, insomma, prepararsi, studiare anche poi la tipologia di tiratore che si ha di fronte. Assolutamente, anche noi svolgiamo la videoanalisi e abbiamo, diciamo, un'idea su dove tirano i giocatori, però non ci basiamo troppo su di quella, perché magari se cambiano nel corso della partita rimaniamo un po' spiazzati. Come ha detto bene il mister in collegamento, il ruolo del portiere è di vitale importanza per le seconde fasi, per i contropiedi, ma soprattutto anche per le parate, perché secondo me anche l'atteggiamento della squadra, la grinta della squadra dipende anche dalla difesa. Se il portiere para e dà una carica incredibile alla difesa e all'attacco. Tra l'altro tu ricordi anche un po' Landin fisicamente, quindi non so, è il tuo idolo? Sì. O ne hai un altro come portiere? No. Hai visto? Lo seguo da molti anni, è veramente una cosa impressionante. Fisicamente mi piace tanto perché è alto, slanciato, e ha un gran fisico, anche muscoloso, e cercherò di seguire le sue orme. Ecco, dai, ce l'auguriamo pure noi, perché se dovessimo avere un portiere del calibro di Landin nella nostra nazionale, vuol dire che saremmo stati molto molto fortunati. Cambiamo argomento, rimaniamo sempre in tema di Campus Italia e di iniziative della Federazione Italiana Gioco Handball. Anche in questo caso chiedo l'aiuto sempre prezioso di Andrea Di Fabio, perché il prossimo sabato 2 aprile la Federazione Italiana Gioco Handball aderisce alla giornata mondiale sulla consapevolezza sull'autismo, sulla malattia dell'autismo. Aderiranno non solo le formazioni abruzzesi, in modo particolare la Lions Teramo, ma anche, come detto, la Federazione Italiana Gioco Handball attraverso l'opera del consigliere federale Teramano Lucia Verticelli, e dunque anche il Campus Italia e le squadre. Proprio in occasione della sfida che si giocherà al Pala San Nicolo sabato prossimo, Lions Teramo appunto e Campus Italia indosseranno un simbolo blu sul proprio corpo, oppure attraverso un nastrino, un fiocco blu sulle magliette da gioco. E proprio in queste ore proprio la formazione della Lions Teramo ha pubblicizzato sui suoi canali ufficiali, sui suoi social media, l'adesione a questa giornata. Vediamo anche il messaggio di un Teramano doc, si tratta di Stefano Arcieri, che alla sinistra della nazionale, che ha voluto lanciare il suo messaggio sulla giornata mondiale sulla consapevolezza sull'autismo. Ciao a tutti, il 2 aprile è la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Noi della Pallamano pratichiamo uno sport di squadra, per questo conosciamo bene il valore dell'inclusione in tutti gli ambiti, dal mondo sportivo, quello scolastico e lavorativo. Proprio per questo, la Federazione Italiana Gioco Handball e tutto il mondo della pallamano, a partire da noi atleti, è onorato di aderire a questa iniziativa e essere portatori del messaggio. Inclusione, un'opportunità per tutti. Inclusione, un'opportunità per tutti, questo è lo slogan della giornata mondiale sulla consapevolezza sull'autismo. Adesso andiamo in pausa, poi parliamo di Serie A2 e di Serie B, e dunque di pallamano abruzzese. Nel girone D femminile la nuova Handball Teramo, già sicura del primo posto e della qualificazione ai playoff, affronta Salerno. Come detto, Lions Teramo invece, che fra gli uomini affronta il Campus Italia, torna in casa Laugan Pescara, sempre nel girone B della Serie A2 maschile, che invece se la vedrà contro il Romagna. Il servizio. L'Abruzzo della Pallamano si prepara ad un nuovo fine settimana di gare. In Serie A2 tiene banco il quasi derby maschile del girone B tra Lions Teramo e Campus Italia. Quasi, perché alla Pala San Nicolò si sfidano i biancorossi e la squadra federale, che fa sì base a Chieti ma è composta da atleti provenienti da tutta la penisola. Sarà sicuramente una partita in famiglia per Tommaso De Angelis e per Federico De Ruvo, teramani usciti dal vivaio della Lions e ora punti di forza della selezione federale. In particolare per De Ruvo sarà una gara speciale. Aveva saltato l'andata per infortunio. Teramo nella sua ultima uscita ha vinto il derby contro Pescara 23-21, fotografia di una gara vibrante, equilibrata fino alla fine e decisa dalle parate del sempreverde portiere Pierluigi Di Marcello. Teramo ha così consolidato il terzo posto, piazzamento sempre più alla portata in virtù anche di un calendario che si avvia sabato dopo sabato verso la conclusione. La clessidra della Serie A2 chiama in ballo anche la Ugan Pescara, ancora invischiata in una lotta a salvezza senza esclusione di colpi. I biancoazzurri riserveranno il loro meglio negli scontri diretti
con Chiaravalle, Casalgrande e Ambra, ma nel frattempo sognano un colpaccio fuori programma. È il caso della sfida di domenica prossima alla Pala Giovanni Paolo II, dove arriverà in Romagna. Ospiti secondi in graduatoria e già aritmeticamente certi dell'accesso ai playoff per la promozione. Per Pier Agostino e compagni c'è il vantaggio del fattore campo da esercitare. Sfida aperta nonostante la differenza di punti. Si torna in campo anche nel femminile, dove la nuova Handball Teramo domenica fa visita a Salerno, forte del primato in classifica già confermato dalla matematica. Per le ragazze di Serafino la Brecciosa, gli ultimi 120 minuti della regular season serviranno a scaldare i motori in vista della Final Six promozione in programma dalla 4 all'8 maggio proprio in Abruzzo e proprio nella casa della pallamano di Chieti. Vediamo la classifica femminile, chiamo subito in ballo Serafino la Brecciosa, situazione già decisamente serena per Teramo, è stato un percorso netto, vinti anche all'andata e al ritorno i due scontri diretti con la Retusa, che era l'unica squadra che poteva impensierire Teramo per quanto riguarda il primo posto. Adesso la testa va ai playoff, immagino che vogliate chiudere la regular season da imbattute per arrivare lanciate poi ai playoff. Sì, sicuramente quello è l'obiettivo che ci siamo posti due settimane fa, quando abbiamo raggiunto la matematica certezza di stare dentro ai playoff. Poi come obiettivo ci siamo posti quello di arrivare ai primi e di cercare di chiudere imbattuti. Sappiamo che abbiamo due partite, una delle quali quella di domenica, che è una partita abbastanza difficile perché giochiamo con la seconda, l'Under 20 di Salerno, che tra l'altro ci abbiamo giocato meno di un mese fa, perché la partita era stata rinviata per Covid quando dovevamo giocare. Sono delle ragazze che sono cresciute tanto, che hanno preso tantissima convinzione nei loro mezzi e anche dopo, quando hanno fatto adesso la prima fase dell'Under 20. È una squadra che veramente è una di quelle che più di tutte mi ha impressionato, quindi ci aspetta una partita abbastanza difficile, ma ben venga, perché abbiamo cominciato con la testa a lavorare già per quanto riguarda i playoff, quindi le partite difficili sicuramente ci aiuteranno a mantenere la giusta concentrazione e a crescere sempre di più. Vediamo anche in grafica il prossimo turno, sempre per quanto riguarda il girone D della Serie A2 femminile. E Serafino, ti faccio chiaramente una domanda sui playoff, perché poi facciamo delle gran chiacchiere naturalmente, da allenatore vorrai, come dicevamo, arrivare nel modo migliore possibile a questi playoff, quindi con la testa a mille, con due vittorie con cui chiudere la regular season. Però lì poi si affrontano le migliori squadre d'Italia, l'anno scorso le avete già disputate senza però riuscire a centrare il salto di categoria. È l'anno buono secondo te per rivedere una formazione teramana in Serie A Beretta femminile? Guarda, allora prima di tutto partiamo dal fatto che la società è stata bravissima, nel senso che l'anno scorso abbiamo raggiunto un obiettivo, poi abbiamo parlato con il presidente Canzio e con gli altri membri della società, abbiamo capito che c'era mancato un qualcosina, che le ragazze erano cresciute tanto, ma però ci mancava qualcosa, ci mancava, e quindi abbiamo preso Valentina Terenziali e Elisabetta Galletti, che secondo me sono due brave giocatrici e ci hanno dato quel qualcosa in più. La società è stata bravissima a riuscire a convincere due giocatrici che ormai hanno dato tanto alla pallamano terramana. Spero che riescano a concludere la loro carriera dando quest'ultimo risultato, Valarie e Crese. E non è stato facile, veramente è stato importante il lavoro che ha dovuto fare la società per farle rimanere in campo, perché poi insomma erano arrivati anche a una decisione abbastanza diversa, quindi questa è stata la bravura della società. Poi la bravura della squadra è stata quella che è facile dire che bisogna vincere, poi bisogna scendere in mezzo al campo e vincere tutte le partite. Noi finora ci siamo riusciti, però sappiamo anche che stiamo cominciando a preparare, guardando già dei video, cominciando a preparare, perché ormai già sappiamo per due terzi con chi giochiamo, perché sicuramente saremo nel girone del Brunico, con noi sarà Brunico e Brescia, poi dobbiamo aspettare l'altra seconda del girone C.
quindi già abbiamo cominciato a preparare questo, ma sappiamo che poi i playoff ci arrivano le otto squadre più forti d'Italia e tutto va in base anche a tutto quello che succede in quei tre giorni, perché poi dipende un pochino dal calendario, dipende da come vanno le partite, dipende se sei fortunato che non ti succede niente, dipende insomma da tante cose, però diciamo che sicuramente quest'anno abbiamo una rosa più completa dell'anno scorso, abbiamo delle ragazze che sono cresciute ancora di più e io sono convinto che possiamo fare bene. La Teramo della Pallamano, tra l'altro, cambio argomento, non sto parlando di Serie A2, ma guarda con attenzione, immagino che anche tu guardi con grande attenzione a la solita, direi ormai abruzzese, che si gioca uno scudetto, e parlo di Giorgia Di Pietro con la maglia di Bressanone, è sempre là in alto lei, comunque ci riesce sempre. Ma guarda, Giorgia si è allenata con noi 15 giorni fa per una settimana, perché quando c'è stata la sosta lei è tornata a casa e si è allenata con noi una settimana. È una ragazza che sta crescendo sempre di più e sicuramente sta dimostrando tutto il suo valore e quest'anno lo sta dimostrando ancora di più, perché poi sai, quando fino a due anni fa, gli ultimi due anni, Oderzo era in pianta stabile una titolare dove giocava 60 minuti perché alla fine non c'erano rivali, adesso invece sta in una rosa importante, perché Bressanone veramente quest'anno secondo me ha creato una squadra importante con quasi due giocatrici per ogni ruolo. A livello di esterni credo che Giorgia Di Pietro, Duran, Giraldi, l'Alparte, insomma è veramente chi più ne ha più ne metta, e riuscire a fare quello che sta facendo lei, farsi trovare sempre pronta, essere sempre pronta sia come titolare che quando poi entra e via dicendo, e dimostrare tutto quello che sta dimostrando. E lo si vede anche quando è stata con noi una settimana, perché si vede che è una ragazza che sta raggiungendo la maturità giusta per raggiungere anche un risultato importante. Da abruzzesi le facciamo naturalmente una grande in bocca al lupo con la maglia di Bressanone, formazione altoatesina che con ogni probabilità si contenderà lo scudetto con Salerno. C'è da dire, Matteo, che c'è anche un'altra ragazza di Teramo che poi io ho il piacere di far crescere, che sarà di esattamente, stavo andando lì. Che parteciperà sicuramente ai playoff, scudetto pure lei in semifinale, quindi anche lei sta crescendo tanto, ancora più giovane di quello che è Sara, e quindi sicuramente questo è un buon viatico per la pallamano. E io credo che anche questo gruppo che abbiamo noi, se riesce a raggiungere, andare in A1, ci sono delle ragazze che possono fare bene. Questo è un gruppo dove bisogna mettere, se si riesce a salire, bisogna mettere due o tre giocatrici nel posto giusto, però non ha bisogno di prendere 10 giocatrici come magari come tante squadre sono costrette a fare, perché ha un gruppo che è cresciuto tanto, è un gruppo che di ragazze giovani, perché tranne quelle due o tre ragazze più anziane, poi la più anziana ieri ha fatto 21 anni, tranne le tre, diciamo Palarie, quattro, mettiamoci pure Fini, Palarie, Crese, Terenziani e Fini, e il resto del gruppo, la più grande, c'ha 21 anni, quindi è un gruppo che può dare ancora, questo è un gruppo che può dare veramente tanto, sperando che però ecco prima riusciamo a raggiungere, a superare uno scoglio che è quello dei playoff. Un passo alla volta, naturalmente. Ah sì, guarda, io ti ho seguito una trasmissione dove c'era Matteo Falzone, a noi mancavano pochi punti per essere nei playoff, e voi diceste non ci facciamo sentire a Serafino cosa che parliamo già dei playoff. Bisogna sapere quello che si affronta, noi dobbiamo avere la convinzione che abbiamo costruito una squadra, e l'abbiamo detto dall'inizio, l'abbiamo costruita perché vogliamo vincere il campionato, questo è quello che verrà dopo, quindi dobbiamo avere la convinzione che andiamo a piedi per fare questo, poi se qualcuno dimostrerà di essere ancora più forte di noi, ok, però ce lo deve dimostrare in mezzo al campo. Noi però dobbiamo avere quella convinzione.
Lo ripeto ancora una volta, 4-8 maggio sono le date dei playoff che si giocheranno proprio nella casa della Pallamano di Chieti. Vediamo in grafica anche la classifica del girone B di Serie A2 al maschile invece, dove in questo momento la Lions Teramo occupa il terzo posto appaiata con il verde azzurro, entrambe le squadre a quota 27 punti, Campus Italia al centro classifica con 20 punti e ancora una volta proprio sopra la soglia di galleggiamento della zona di retrocessione la Hogan Pescara. Vediamo anche il prossimo turno rapidamente con appunto Teramo e Campus Italia che si affronteranno nella sfida del Pala San Nicolò di sabato, domenica Hogan Pescara contro Romagna ore 18 per entrambe le gare. Alessandro Lubinati, bilancio di questo percorso fino ad ora del Campus Italia proprio in termini di punti, quindi in termini di cammino stagionale. Allora, si poteva fare sicuramente di più. A metà stagione, prima della pausa natalizia, eravamo quarti. Abbiamo ottenuto 5 vittorie consecutive veramente importanti che ci avevano dato morale e fiducia e la consapevolezza che eravamo lì, potevamo giocarcela con tutte a partire da singoli a Romagna. All'inizio abbiamo beccato forse le due partite più ostiche, infatti sono Romagna e singoli, le prime in classifica, ma al ritorno gli abbiamo dato da filo da torcere, insomma. C'è un po' di rammarico perché non essendo stati al top della nostra forma e avendo avuto molti infortuni abbiamo perso qualche punto qua e là, però ora siamo consapevoli che possiamo vincerle tutte, fare punti anche con Teramo fuori casa. Vedremo naturalmente come andrà il finale di stagione del Campus Italia, il tutto, lo ripeto ancora una volta, finalizzato a giocare nel migliore dei modi i campionati europei di agosto in Montenegro. Si combatte per la promozione nel frattempo in Serie B, nel girone Abruzzo Marche, un solo salto di categoria nella Serie A2 del prossimo anno, facciamo il punto nel servizio. A 120 minuti dal termine della regular season, la classifica del girone B Abruzzo Marche di Serie B si spacca in maniera definitiva nella sua parte alta. Decisivo il 27-26 con cui la Lions Teramo batte Città Sant'Angelo nello scontro diretto e continua a dividere il primato con Monteprandone. I Leoni teramani sotto 26-25 nei minuti finali rimontano coi gol firmati Di Battista e Forlini, mantenendo così il primo posto. Il discorso playoff rimane comunque limitato ai club che possono ambire alla promozione e allora detto di Monteprandone, che intanto fa bottino pieno nelle Marche contro Falconara, rientrano nei calcoli gli arancioni angolani e il Chieti, stretto però nella morsa del trio marchigiano formato proprio da Falconara, Ancona e Cingoli. I teatini cadono in trasferta contro i cingolani 42-35, che nonostante la buona giornata al tiro di Cesarone Di Mascio non premia le difese, che soprattutto mette i neroverdi di coach Savini nella condizione scomoda di dover fare necessariamente il colpo grosso sabato nella casa della Pallamano contro la favorita Monteprandone. Seconda vittoria stagionale, la prima in trasferta per l'Handball Club Pescara, 27-21 sul campo del Fanalino di Coda Chiaravalle. All'orizzonte, seconda trasferta consecutiva in casa di Cingoli. Vediamo la classifica anche in questo caso per il girone Abruzzo Marche con Monteprandone e Teramo che sono in vetta alla graduatoria, Città Sant'Angelo a quota 20. Per chiarire la situazione in vista dei playoff bisogna specificare che né Lions Teramo né Cingoli potranno disputare i playoff promozione, questo perché hanno già una formazione nella categoria superiore, dunque non possono ambire alla promozione, pertanto sia Monteprandone che Città Sant'Angelo sono già sicure delle prime due posizioni. Bisogna capire poi tra Cussancona, Falconara e Chieti quali saranno le altre due squadre che si piazzeranno al terzo e al quarto posto e che giocheranno a maggio i playoff. Prossimo turno con Cussancona Chiaravalle, Cingoli Handball Club Pescara, Chieti Monteprandone e Falconara Lions Teramo che completano il quadro di giornata di questa 17ª giornata del girone Abruzzo Marche di Serie B. Io ringrazio Serafino Labrecciosa, è stato veramente un piacere chiacchierare con te e ci ritroveremo sicuramente in vista dei playoff. Grazie a te Matteo e buonasera a tutti. Anzi, siccome ti avrò qui vicino geograficamente parlando, ti invito già in trasmissione in studio. Ah, va bene, va bene. E speriamo magari di... Intanto una cosa volevo, se mi permetti, volevo dire che io ho seguito quello che è stato anche il campionato sia dei ragazzi che quello della Serie B, ho visto proprio la partita domenica mattina. Credo che anche lì, al di là del buon campionato della squadra di A2 che è con un terzo posto, ma anche lì tra Città Sant'Angelo e Teramo ci sono
tanti ragazzi validi che stanno crescendo tanto, e questa dimostrazione di quello che è il valore di chi li allena. E uno di questi è Settimio Massotti, che colgo l'occasione per fargli un grosso augurio per il premio che ha preso a Padova a livello del CONI in questa settimana. Quindi sicuramente lui sta facendo crescere questi ragazzi tantissimo, e lo dimostra il fatto della classifica, ma soprattutto un grosso in bocca al lupo a Settimio per il premio. Parole sacrosante, assolutamente. Peraltro Settimio Massotti era stato anche premiato a Padova. Io mi riferivo naturalmente alla targa che ha ricevuto dalla federazione come capitano della nazionale che si trovava ai campionati mondiali del 1997 a Kumamoto. È arrivato un altro riconoscimento in settimana, come ben sottolineavi, dunque indubbiamente parole ben spese, senza dubbio le tue. Grazie ancora Serafino. Grazie a te Matteo. Grazie ad Alessandro Lubinati. Grazie mille a voi. Bocca al lupo per il proseguo di stagione. Grazie. E noi ci ritroviamo la settimana prossima con la Casa della Pallamano, sempre qui a parlare di pallamano abruzzese, di pallamano nazionale, di pallamano internazionale. Purché si parli di pallamano, noi stiamo sempre bene. Buona pallamano a tutti, alla prossima.